Ciao, siamo i ragazzi del BookBlog, siamo in diretta dal Salone del Libro con Marco Magnone e Fabio Geda. Volevamo chiedervi, come fate a tenere sempre alta l'attenzione dei lettori per introdurre le novità tra una storia e l'altra? Beh, guarda, il ritmo alto lo teniamo con dei capitoli molto brevi, concentrati, in cui cerchiamo di essere sempre estremamente precisi nell'equilibrio tra azione e sentimenti. E tra un libro e l'altro noi cerchiamo sempre di chiudere l'avventura principale del libro in corso e allo stesso tempo nelle ultime pagine di aprire qualcos'altro con delle domande a cui risponderemo nel libro successivo. Da dove avete preso ispirazione per questo libro e come avete organizzato il vostro lavoro a quattro mani? Allora, abbiamo preso ispirazione, ma sai, è difficile dirlo, nel senso che spesso un libro diventa una specie di mélange, no? di mischione di robe che tu hai letto, che hai guardato, cose che ti sono successe. Devo dire che la scintilla iniziale è stata Il Signore delle Mosche di William Golding, no? Un libro straordinario. E poi le grandi saghe americane degli ultimi 15 anni, da Divergent, Hunger Games, ma contemporaneamente anche la grande letteratura europea per ragazzi come I ragazzi della Via Pal o La guerra dei bottoni. Quindi insomma c'è un po' tutto questo insieme e la scrittura a due mani l'abbiamo organizzata in un modo molto semplice in realtà, cioè qualunque elemento della storia è deciso insieme. Quindi noi parliamo della trama, di quello che capita ai protagonisti, delle svolte narrative, dei colpi di scena, chi muore, chi si innamora, tutte queste robe qua. E poi uno dei due si mette a scrivere, ok, e fa una prima stesura del testo e l'altro la corregge. Una volta la fa uno, una volta la fa l'altro, lavoriamo così. Okay. Grazie mille. Qui è tutto dal salone.